dei canti più famosi della canzone popolare antimilitarista, anche perché fu scritto da due soldati che parteciparono alla prima guerra, è uno dei fatti più drammatici della storia, non solo di quel conflitto, ma un po' dell'Italia intera. Le battaglie che ebbero come culmine quella di Gorizia, in cui in 11 giorni morirono più di 90.000 soldati. Si chiama Fuoco e mitragliatrici. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli sono morti di già, trincea dei razzi, maledizione. Quanti fratelli sono morti lassù, finirà dunque questa flagellazione e di questa guerra non se ne parli più. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia. Un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma in vano, Gorizia pigliato. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone. Forse non avete capita prima che quel...